la polizia sta picchiando municipale donne e bambini e uomini. Stanno dicendo alle persone che devono uscire. Gli ho detto non uscite nessuno perché c'è una sospensiva europea. Qua stanno a fare un casino, vince, tutto, stanno smantellando tutto, guarda, stanno buttando fuori tutti quanti. Ci sono 180 minori, loro sicuramente non accetteranno di entrare dentro i centri d'accoglienza. Io chiedo soltanto alle istituzioni una cosa, di non farli tornare in mezzo alla strada, di non dimenticare tutto quello che è stato fatto in questo campo. L'istruzione, la prevenzione, in questo campo non è mai successo nulla, nulla di niente, non c'è mai stato un rogo, non c'è stata mai una rissa, un campo che funzionava. Allora se non si deve cominciare dalle cose che funzionano, da dove cazzo si deve cominciare in questo paese? Il sindaco l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto qui per far capire chi era questa comunità che tutti quanti disprezzano. Dei Rom si può dire tutto, tutto, che vanno a rubare, ma c'è un'altra parte dei Rom che nessuno conosce ed era qui in questo campo. Adesso dove vanno questa gente? Dove va? La scuola? Addirittura chiuderanno delle classi, chiuderanno dei plessi perché i bambini non riempiranno più le scuole. Da dove si deve cominciare se non si comincia da una cosa positiva? Perché i giornalisti non possono entrare? Per motivi di ordine pubblico. Decisi da? Non sappiamo niente, ci è vietato di entrare, ci è vietato di comunicare con le persone del campo. Abbiamo rifiutato fino a oggi di essere rivisti delle famiglie. Io comunico a Virginia Raggi e a Salvini che neanche Hitler ci è riuscito. Ma chi è predisposto al motivo di ordine pubblico per cui non può entrare la stampa? Le proposte che facevano fare, che gli hanno fatto almeno fino a ieri, erano quello di un centro d'accoglienza o di una casa famiglia, okay? dividendo ovviamente i nuclei familiari. Oggi so che qualcuno ha accettato il vicino all'ospedale Ramazzini c'è una, non so se c'è una comunità, c'è un centro d'accoglienza, insomma adesso stanno tirando fuori dal cerchio, no? 20, dal cappello tutte le soluzioni possibili e immaginabili per non fare una figuraccia davanti ai romani, ok? Io dico a tutti, sono stati spesi soldi per fare questo smantellamento, soldi. Oltretutto non hanno neanche finito di portarsi via tutti i container. 550.000 euro. Ok, sono stati spesi un sacco di soldi, si potevano utilizzare da una cosa che funzionava, no? Che è una cosa che non funzionava, ok? Sindaco, sei ancora in tempo a venire qui.